Questo è il fiume Liffey. Sullo schermo del mio computer di casa, uno dei miei computer di casa, ho tenuto uno screensaver, non uno screensaver, un wallpaper, una foto proprio di questo fiume, il fiume che attraversa Dublino. L'incredibile è che adesso ciò che non era reale, che era soltanto un'immagine elettronica, è proprio la realtà. Non era proprio questo il punto del wallpaper, ma comunque in un certo senso la virtualità è diventata reale. Ci sono dentro finalmente. Mi trovo lungo non so quale quay e non so nemmeno su quale. I quay sono praticamente le vie che passano a fianco ai fiumi. Non so nemmeno qual è il nome di questo. Il nome di questo ponte, però so di sicuro, prima di tutto, che ho una sensazione positiva dentro di me, va bene. Secondo, che sta arrivando una nuvola grigia che ha coperto già il cielo e domani in teoria potrebbe anche piovere, o forse anche stasera. Terzo, che sono nella zona vicina a Temple Bar, da lì inizia la famosa Temple Bar, cioè il quartiere pieno di pub dove vanno tutti i turisti. Ok, sono poche vie ma in realtà frequentatissime. Ok, qui la confusione sta aumentando. E io che faccio? Proseguo. Va bene, come al solito del resto. Benvenuti a Temple Bar, sono le 19.27. È un po' presto perché i locali, i pub siano davvero pieni, però comunque c'è già gente che mangia. Quelli che bevono birra invece arrivano di solito più tardi. Comunque i colori sono splendidi, per uno che viene dall'Italia, insomma, l'accostamento di questi colori non è assolutamente solito. Questa poi è la tipica vetrina di negozio per turisti dove vendono tutte le oggettistiche tipiche irlandesi. Questo qui si chiama An Bodhran, cioè il tamburo. È il tamburo tipico della musica irlandese e poi ne hanno altri. Li ho visti anche a Cork, ma costavano meno. Comunque non importa, del resto qui siamo a Temple Bar e tutti i prezzi valgono. È incredibile come abbiano colorato questo quartiere in tutti i modi possibili. Ogni pub sembra davvero uno spettacolo, ti invoglia ad entrare e in alcuni suonano anche musica dal vivo. Per strada poi trovate delle persone in piedi con dei cartelli che vi invitano ad andare a mangiare nel loro ristorante, in poche parole. Addirittura ho visto due ragazzi che stavano in mezzo alla strada col menù aperto del ristorante invitandoti ad andare a mangiare nel loro ristorante. Io in Italia robe così non le ho mai viste, cioè mettere un dipendente del ristorante in mezzo alla strada col menù aperto è grandioso. Questo è Temple Bar, se lo volete proprio sapere, questo è il centro del turismo, l'ombelico di Dublino e probabilmente anche l'ombelico dell'Irlanda proprio, dove c'è la vita, dove nasce la vita praticamente. Pazzesco. Ok, questa è la statua di Molly Malone. Sinceramente non so chi è, ma poi lo cercherò su internet e poi vi dirò esattamente chi è. Qui c'è un ragazzo che sta scrivendo una frase su riguardo ai senza tetto e non so cosa. Life on the streets, my life was probably, e non so che cosa sta scrivendo riguardo a vivere sulla strada e a non aver casa. Comunque mi mette tristezza perché oggi già varie persone mi hanno chiesto dei soldi. You can pass. Niente, io ho detto a sta gente che potevamo passare, vedendo me che stavo facendo la foto, in realtà sto facendo il video, quindi questo è Molly Malone. Prima volevo riprendere la statua di James Joyce, due ore fa c'era un mucchio di gente seduta sotto che era quasi impossibile. Comunque questa è fatta molto bene, non c'è che dire. Poi vi dirò chi è questa Molly Malone. Who is Molly Malone? I don't know. Questo invece è Grafton Street, se non sbaglio. Sì, da qui inizia Grafton Street, cioè la via per antonomasia, la via di Dublino, la Dublino in una sola via. Grafton Street, dove tutti vengono, i turisti, è come dire Carnaby Street a Londra. E questa è Grafton Street, inizia di qua e ovviamente ci sono fast food, negozi e via dicendo. Ok. Mi trovo in Harry Street, una traversa di Grafton Street, e questa è la statua che hanno dedicato a Philip Lynott.
Nato nel 1949 e morto nel 1986, era il bassista dei Thin Lizzy. I Thin Lizzy non sono un gruppo che io conosco bene, comunque so per certo, e poi qua lo si capisce bene, che lui era un bassista, non era un bassista tecnico, però era sicuramente il personaggio più eclettico del gruppo, come potete vedere da questa capigliatura alla stile Giovanni Allevi. Ok, qui non so perché mi è venuta la tosse, però non so come. E classicamente questo è il solito basso Fender, tra il Precision e il Jet Bass. Jazz Special dovrebbe esserci questo modello.